Buonasera, buonasera a tutti, cari studenti, care studentesse d'Italica che sempre ci seguite, ma anche caro pubblico che è qua per la prima volta. Ci sono persone, tem alguém que está conhecendo hoje a Itálica, pessoas que estão aqui pela primeira vez, que ainda não falam muito italiano. Come raccontate un po' dove siete? Carlos Henrique, Maria Luisa, Dinaura, Giuseppe, Lu Ribeiro, Maria, Dalva, Leda, ciao Leda. Allora, una SIM card. Carlos, tu vuoi dire una SIM card italiana nel tuo telefono brasiliano? Questo vuoi dire? Tanti auguri a Carlos, che ieri ha compiuto 43 anni. Leonissi è qua. Sta qui per la prima vez, benvinda Leonissi, molto benvinda, sempre legal ter pessoas novas, né? E também é legal ver pessoas que nos acompanham há anos, como Claudia, Elsa, Flávia Rocha, insomma, tantissimi, tantissimi. Enrique, dimmi un po', poi se questa tua domanda, se tu stavi parlando nel tuo telefono brasiliano. Allora, fatemi vedere solo un attimo. Mi sentite? Mi vedete? Spero di sì. Solo un attimo che adesso. Allora, oggi noi. Aspettate un attimo. Ciao Vicky, è arrivata anche Vicky. Pinheiro, buonanotte dal Brasile. Allora mi presento, boom, a presentare per chi non mi conosce, e per chi non mi conosce, non mi presento. Io mi chiamo Vinicio, c'è scritto qua il mio nome, Vinicio Corrias. Vengo dalla Sardegna, abito a San Paolo. Io abito in Brasile da 12 anni, quindi ho vissuto buona parte della mia vita in Sardegna. La Sardegna è un'isola italiana, la terza regione più grande, la terza regione più grande in Italia. Abito a San Paolo, sono professore di Italica. Vi invito, noi facciamo queste live su YouTube e poi su Facebook, ma vi invito anche a seguirci su Instagram, dove c'è un sacco di contenuto gratuito a vostra disposizione. Oggi parleremo di telefoni, di telefonate, di espressioni che possiamo usare al telefono. Se avete dubbi, se avete domande, potete sempre scriverle nella chat e io cercherò di rispondere a tutti. Cercherò di rispondere a tutti piano piano alle vostre domande. Le leggerò ogni tanto, quindi non le leggo sempre, per non, se no diventa troppo spezzettato. Oggi quindi parliamo di telefoni. Allora, il telefono, prima di tutto, è cambiato tantissimo negli ultimi decenni, siete probabilmente d'accordo. Ricordo, per esempio, che nel 2006 io vivevo in Ecuador, a Quito. Vivevo in Ecuador, la luce qua non è che sia molto buona. Vivevo a Quito, in Ecuador, e per chiamare i miei genitori io dovevo usare Skype. Non esisteva, se volevo vederli, non esistevano o erano una cosa rarissima questi smartphone, non esisteva WhatsApp. Iniziamo dall'ABC, cioè dai nomi. Cioè dai nomi. Allora, come si chiama questa in italiano? Vediamo chi lo sa. O meglio, come si chiamava, perché ormai è sempre più rara. Vediamo chi. Ecco,
Vediamo chi sa come si chiama questo origlio in italiano, no? Silvia, Regina, cabina telefonica, cabina. È una, giusto. Questa si chiama o si chiamava, perché è sempre più raro trovarne, cabina telefonica. Si chiamava cabina telefonica e per usarla si usavano i gettoni. Quindi le prime cabine io dovevo avere per usarle i gettoni, poi piano piano siamo passati alle monete. Siamo passati alle monete. Allora, questo è un altro tipo di cabina. Questo è un altro tipo di cabina. Noi oggi conosceremo un po' i nomi di alcuni tipi di telefono. Un consiglio che io do sempre agli studenti per imparare parole nuove, no? Per apprendere palabras novas, è visitare i siti internet dei negozi. Voi sapete che negozio in italiano non significa negozio, ma negozio significa loggia. Per esempio, oggi noi parliamo di telefonia, giusto? Se volete conoscere le parole italiane relative a questa area semantica, a quest'ambito semantico, la cosa migliore è visitare un sito internet di un negozio italiano che vende tecnologia. Per esempio, Troni con la Y. Alcuni studenti diranno, no? Alguém vai dizer, mas se eu não conheço o nome de nenhuma loja italiana que vende telefone, computadores ou roupa, por exemplo, se eu quero descobrir o nome das roupas, como se chama. Allora, basta digitare su Google negozi italiani telefoni. Negozio italiano abbigliamento, vestiti, negozio italiano cartoleria, per esempio, e lì io troverò il sito del negozio e posso vedere tutte le parole relative. E allora, andiamo avanti. Questa è un'altra cabina che mi ricorda una cosa. Le cabine telefoniche erano l'antenato del telefonino, no? Non so se siete d'accordo. Antenato significa antepassato. E io mi ricordo, come se fosse oggi, perché era stata una grande sorpresa per me, una sera del 1999, no? Tantissimi anni fa, io sono vecchio. Nel 1999, quasi 2000, sono andato con un gruppo di amici, questa è una foto del 99, sono andato con un gruppo di amici in treno da Genova a Praga, no? La capitale della Repubblica Ceca. A Praga sono entrato in una cabina telefonica, cioè per telefonare a una persona in Italia. E con mia grandissima sorpresa ho visto che da quella cabina telefonica si potevano mandare le email. Ed era una cosa, insomma, nel 99 in Italia non si poteva, in Italia non conseguia mandare un'email per telefoni. In Praga, nel 99, la gente conseguia. Insomma, una curiosità. Un'altra curiosità è anche che in Italia in genere i telefoni non hanno un numero come qua. No? La prima vez che ho visto un numero di telefoni che você podia receber uma ligação no orelhão foi aqui, o Brasil. Comunque, torniamo ai nomi. Torniamo ai nomi. Per rispondere a questa domanda, la prima domanda, telefoni cellulari in italiano è quindi telefonino, cellulare o smartphone? Vediamo un po' cosa avete risposto. TIM è un operatore di telefonia, un'operatrice telefonica. Certo, TIM significa Telecom Italia Mobile.
la TIM, è una, adesso non so se sia ancora italiana, perché ormai le multinazionali vengono comprate, vendute molto velocemente. Comunque, allora, telefoni cellulari in italiano è telefonino, cellulare o smartphone. A, B e C dice Renata. Marzia dice cellulare o smartphone. Danilo dice A, B e C. Silvia dice A. Silvia Regina dice A. Renata dice A, B, C. Allora, un telefono cellulare in italiano è chiamato, allora prima di tutto io concordo, oggi in dia, in 2022, noi possiamo usare qualche uno dei tre. Talvez telefonino, talvez seja molto usato cellulare, né? Cellulare io acho che è molto, molto usato, ma telefonino era usado bastante quando começaram a sair, né? Hoje, apesar do nome ser telefonino celular, aquele oficial, né? Hoje em dia nós usamos muito, muito a palavra celular e também smartphone, né? Allora, a parola telefonino é um diminutivo della parola telefono, no? Telefono, telefonino, gatto, gattino, coltello, coltellino, quindi ino indica una cosa pequena in italiano. E attenzione, perché non è possibile farlo con tutte le parole. Per esempio, matto in italiano significa loco, mattino significa magnà, per esempio. Allora, i telefonini, appena sono usciti, affinché saírono nel mercato, si chiamavano telefonino cellulare, telefonino. Era la parola più comune. Oggi tutti i telefonini sono smartphone. Tutti i telefonini sono smartphone. Quindi è la stessa cosa andare in un negozio e dire vorrei un cellulare, vorrei comprare un telefonino, vorrei comprare uno smartphone. Però così, se io voglio essere pignolo, pignolo significa preciso, in realtà cellulare, telefoni cellulari, in italiano è un telefonino, è un telefonino. Allora, un telefonino può essere uno smartphone, che è anche smart, o può essere un cellulare, che è no começo indicava um telefonino que não era smart. Porém, hoje, as três palavras são iguais, né? São iguais. Fatemi leggere um pouco le vostre domande, se c'è qualche... Quindi, le tre sono possibili oggi, no? Allora, perché in Italia si usa 39... non lo so sinceramente se c'è un motivo ufficiale, però è interessante. Quindi il prefisso internazionale italiano è 0039, e 0039, e poi ok, la domanda di Carlos do Comenso: usarsi o telefone na Itália e non gastare os dados móveis. Allora, io quando fui in Italia, quando fui per Italia ora in maio, con il mio telefono brasileiro e con la mia SIM, né, con brasileira, o che ho fiz foi gastar 15, acho que gastei 15 euros, e 15 euros tirei o meu SIM brasileira e usei aquela italiana para poder ter internet em qualquer lugar. Acho a coisa mais fácil, ao invés de ativar aquele serviço de roaming, enfim. Foi isso que eu fiz, né? Foi isso que eu fiz. Allora, veniamo alla questione di chi è l'inventore del telefono, né? E adesso io vi propongo un breve video tratto da una serie TV molto famosa, Sopranos. Il padre si arrabbia perché nessuno, secondo lui, riconosce il valore degli italiani. Ricordiamo che questa serie è ambientata negli Stati Uniti, è ambientata negli Stati Uniti e
E niente, poi si arrabbia col figlio, vediamo un po' di che cosa si tratta. Allora, aumentate il volume, vediamo un po' questa serie. Sembra non sia mai esistito Michelangelo, da come veniamo trattati. Lo sai che è stato un italiano a inventare il telefono? Alexander Bell era italiano. Questo? Ma tu ti rendi conto? Antonio Meucci ha inventato il telefono ed è stato derubato. Lo sanno cani e porci. La rivediamo. Sembra che non sia mai esistito Michelangelo, da come veniamo trattati. Lo sai che è stato un italiano a inventare il telefono? Alexander Bell era italiano. Questo? Ma tu ti rendi conto? Antonio Meucci ha inventato il telefono ed è stato derubato. Lo sanno cani e porci. Allora, il padre, Tony Soprano, si arrabbia, gli fa molto bravo con un figlio, perché un figlio non sa, e gli fa, chi inventò i telefoni? Ah, foi Bell, foi Gran Bell, perché per muitus, come per esempio per il bambino, Gran Bell è l'inventore nato nel 1847, è la persona che ha inventato il telefono. E dice, Tony Soprano dice, no, è Antonio Meucci che ha inventato il telefono. È Antonio Meucci che ha inventato il telefono, è stato derubato, gli foi roubado. Lo sanno cani e porci. Cani e porci, cachorros e porcus, significa tutto mondo, per cui lo sanno cani e porci significa tutto mondo sabe, quindi cani e porci significa todos in italiano. Allora, oggi non ci sono molti dubbi sul fatto che Antonio Meucci, all'anagrafe Antonio Santi Giuseppe Meucci, nato il 13 aprile 1808 a Firenze, è stato l'inventore del telefono. All'epoca lui non lo chiamava telefono, lo chiamava teletrofono. Però, ecco, cosa succede? Meucci nel 1831 lascia l'Italia per motivi politici, perché in quel periodo chi era repubblicano era considerato un pericolo, perché l'Italia non era stata unificata. Quindi è emigrato dal Granducato di Toscana, non era Italia, non fa l'Italia, ma era Italia come territorio, ma lì moravano, Granducato di Toscana, per andare a Firenze, per andare a New York. Nel 1854 inventa questo modello, il primo prototipo di telefono, che lui continuerà a perfezionare per molti anni. Nel 1865, quindi 11 anni dopo, dice: ok, sono riuscito ad avere un eccellente risultato della trasmissione completa della parola. Questo Meucci. Nel 1871, che cosa fa? Meucci fa un brevetto. Brevetto, in italiano ve lo scrivo qua. Un brevetto. No, Antonio Meucci, non Antonio Bellucci, aspetta, lo rimettiamo qua. Lui è Antonio Meucci. Nel 1871 Antonio Meucci fa un brevetto provvisorio, un brevetto è una patente, per registrare, per brevettare, in italiano esiste il verbo brevettare, il suo prodotto. Però c'è un però. Antonio Meucci era poverissimo, viveva in condizioni economiche molto, molto, molto precarie. Quindi lui non aveva i soldi per fare un brevetto completo, un brevetto definitivo. E lui non conseguiva, por falta di dinheiro, comprare un brevetto, una patente completa. Então ele fazia un cosiddetto brevetto provvisorio che costava, naquele então, in 1871, ele costava 10 dollari e doveva essere rinnovato anno dopo anno. Nel 1874 Meucci non rinnova più il brevetto, perché gli precisava anno,
cada ano pagar aquele 10 dólares se ele queria, se ele quisesse continuar com aquela patente. Só que ele não tinha o dinheiro para fazer isso. Então ele parou de pagar patente e il 7 marzo 1876, Bell, che tinha inventato una cosa molto parecida, igual a un altro telefone, ele foi lá no escritório, lá onde depositava a patente, e ele comprou uma patente, ele patentou o telefone. Appena Meucci viene a conoscenza del brevetto di Bell, si scatena una guerra giudiziaria, ovviamente, perché Meucci dice, ma come, il telefono l'ho inventato io? Perché la legge americana proibiva, vietava, che qualcuno potesse brevettare una cosa che era stata già scoperta. Comunque, alla fine, per farla breve, alla fine il giudice dà ragione a chi? A Bell. Perché ha detto, in quello che è considerato uno dei più grandi errori giudiziari della storia, il giudice ha detto, no, il tuo telefono Meucci è meccanico, quello di Bell è elettrico. E quindi ha ragione Bell. Comunque, passano gli anni, o inventore di telefoni per tutto il mondo era Bell, perché egli tinha patenti, e tutto il mondo esqueceu di Meucci, fino a quando, nel 2002, quindi 20 anni fa, quindi noi siamo passati dal 1876 al 2002, la Corte Suprema Americana, USA Stati Uniti, Tribunale Supremo, ha riconosciuto che è stato un errore giudiziario, ha detto l'inventore del telefono è Meucci. Quindi oggi ecco, è considerato Meucci, Antonio Meucci è considerato l'inventore del telefono e non Bell, l'ha proprio riconosciuto anche la Corte degli Stati Uniti. Ecco, una storia simile, brava Marzia, così come l'aereo che Santos Dumont ha inventato e la paternità, però molti non dicono che di no e così via. Tutti vogliono avere il merito. Comunque andiamo avanti e adesso noi passiamo a un'altra parte. Noi abbiamo questa lezione di oggi è divisa in varie parti. Adesso passiamo a parlare di alcune espressioni che possiamo usare al telefono. E per farlo io vi ho registrato, una telefonata che ho fatto con, ho sentito mia sorella, perché io sento spesso i miei genitori, ho molta nostalgia, io ho mio padre, mia madre, le mie due sorelle, tantissimi amici vivono in Sardegna. E quindi io vi consiglio di aumentare un po' l'audio, perché il volume della telefonata è un po' basso. E adesso facciamo partire l'audio. Solo un attimo. Allora. Pronto? Uè, ciao, tutto a posto? Tutto bene qui, dai. Voi? Anche qui tutto bene, sì. Senti, non ti sento bene, forse hai il dito sul microfono, non lo so, vedi un po'. Aspetta, adesso mi senti? Adesso va meglio, sì, anche se c'è un po' di rumore. Ma dove sei? Boh, sono a casa, strano. Qui non c'è nessun rumore, magari è il tuo cellulare che funziona male. Allora che mi racconti, novità? Boh, novità niente, dai. Durante la settimana lavoro tutto il giorno, poi il sabato e domenica vado al mare. Beh, pensa a me che sono in città e in più è inverno. Senti, ma c'è mamma? No, è uscita. E babbo? Sì, un attimo che te lo passo. Ciao Vinicio, tutto ok? Sì, anche qua tutto bene.
Un attimo, hanno suonato alla porta, devo andare ad aprire. Ti richiamo tra un minuto, va bene? Va bene, ci sentiamo dopo. Ciao. Pronto? Uè, ciao, tutto a posto? Tutto bene qui, dai, voi? Anche qui tutto bene, sì. Senti, non ti sento bene, forse hai il dito sul microfono, non lo so, vedi un po'. Aspetta, adesso mi senti? Boh, Adesso va meglio, sì, anche se c'è un po' di rumore. Ma dove sei? sono a casa, strano. Qui non c'è nessun rumore. Magari è il tuo cellulare che funziona male? Allora che mi racconti? Novità? Boh, novità, niente, dai. Durante la settimana lavoro tutto il giorno, poi sabato e domenica vado al mare. Beh, pensa a me che sono in città e in più è inverno. Senti, ma c'è mamma? E No, è uscita. babbo? Sì, un attimo che te lo passo. Ciao Vinicio, tutto ok? Sì, anche qua tutto bene. Un attimo, hanno suonato alla porta, devo andare ad aprire. Ti richiamo tra un minuto, va bene? Va bene, ci sentiamo dopo. Ciao. Va bene, allora, noi adesso analizzeremo alcune strutture, per esempio, chiede Carlos, è una convenzione, pronto? Possiamo pensare che sei pronto, siamo pronti, siete pronti, perché pronto in italiano significa ready dell'inglese, qualcosa del genere, no? Quindi in che modo rispondiamo al telefono in italiano? Rispondiamo con pronto. Guardiamo quest'altro brevissimo, brevissimo brano. Pronto? Ma è Pronto? difficile sta domanda. Come fanno a sapere chi ha scritto nel 1628 come imparare a suonare la tromba? Pronto? Pronto? Chi è? Sono Antonio. Pronto? Ma è Pronto? difficile sta domanda. Come fanno a sapere chi ha scritto nel 1628 come imparare a suonare la tromba? Pronto? Pronto? Chi è? Sono Antonio. Ecco, quindi in italiano per rispondere al telefono usiamo pronto, anche se oggi, ecco, per esempio nel brano che abbiamo sentito c'era scritto Paolo Bonolis, questo presentatore, diceva pronto, chi è? Oggi chi è una cosa sempre più rara, perché? Perché noi al cellulare in genere vediamo il numero e quindi anche il nome in molti casi della persona che parla. Però il modo classico ancora oggi possiamo comunque dire pronto? Pronto chi è? Se non vedo, se non conosco il numero, anche se in genere la persona, no? La persona che liga, la persona che telefona si presenta. Se io dico pronto, la persona dirà pronto, sono Vinicio, c'è comunque. E io inizio, uè, ciao, uè è un modo molto comune informale, un modo molto informale di dire ciao, o anche di dire uè, ciao, ma io posso dire uè, Vinicio, uè, Claudia, come stai? Quindi uè in italiano è tipo un uè, è un sinonimo di ciao. Molto informale, però con mia sorella io lo posso usare, con mia sorella, con un amico, con una persona che conosco molto bene. Va bene? Uè. Uè, ciao. Tutto a posto? Tutto a posto significa tutto in ordine. Tutto a posto, chiedo io. E Claudia, mia sorella, risponde tutto bene qui, dai, tutto bene. Quindi la risposta è tutto bene, e poi troviamo una frase che è molto, molto, molto usata oggi con queste videochiamate, con queste conferenze, riunioni online, non ti sento. E quindi questa, vedi, non ti sento bene, forse hai il dito sul microfono, talvez se tieni sta con un dedo nei microfoni. E mia sorella mi dice, aspetta, espera,
agora você está me ouvindo? Mi senti? Perché io ho detto non ti sento. Quindi, ecco, questo l'abbiamo visto. Questo l'avevamo visto, come attendere un telefono in italiano, quindi in genere diciamo pronto, posso anche dire pronto chi parla, adesso arrivo non ha senso perché arrivo significa to chegando, to indo, già vo. Quando non stiamo ouvindo bene a altra persona, in italiano generalmente usiamo, quindi come molti di voi hanno detto, usiamo la B, va bene? Quindi non ti sento, non ti sento. Afranio dice anche in Brasile usiamo pronto, benissimo, anche se in Brasile a me, quando sono arrivato, mi pareva una cosa molto strana, perché io sentivo le persone usare allo, e dicevo, ma allo non è inglese. I UE non è dialettale, Flavia, è legato piuttosto alla formalità e informalità, ma io ho sentito persone milanesi in Sardegna, in Lombardia, in Sicilia, un po' in tutta Italia si usa, è legato a una situazione molto molto informale. Quindi quando noi stiamo svolgendo bene a altra persona, come in questo caso Papa Francesco, non sente bene, diciamo non ti sento bene, non ti sento, mi senti, non ti sento. Andiamo avanti. Allora, un'altra frase che io posso chiedere, posso dire, scusate, c'è un po', un poco, c'è un po' di rumore. Questo c'è è un portoghese tem, ed è lo stesso una struttura basica della lingua italiana, così come dove sei. Allora, qui tem muitos alunos de Itálica che sono alunos do super avanzato, tem alunos che falano molto bene italiano, nossos alunos anos, mas deve ter muitas pessoas talvez che stanno aqui pela primeira vez, né? E então o dove sei e non fala in italiano. Dove sei in italiano significa onde, né? O dove significa onde, onde você está. Então, o verbo estar do português, geralmente, na maioria dos casos, no italiano é traduzido com o verbo essere. E a segunda pessoa, tu, do verbo essere é sei. Dove sei? E Claudia risponde, sono a casa, sto in casa. E dice, estranho, né? Qui non c'è, né? Nessun rumore, qui non c'è nessun barulho, non c'è nessun ruido. Talvez, né? Questo magari in italiano significa talvez, talvez sia seu telefone che non sta funzionando, né? Che funziona male. Quindi io posso dire che funziona bene, funziona male, oppure posso dire che non funziona, non funziona bene. Comunque, come... Vamos ver como que a gente pergunta para uma pessoa que, com a qual a gente não fala há tempo, o que está acontecendo na vida dela? E aí, tem alguma... O que você tem feito? Né? A frase, o que você tem feito, em italiano, possiamo tradurla com allora. Então, que o que cosa mi racconti? Novità. Avrei potuto anche dire ci sono novità, novidades, tem novidades, tem alguma novidade aí? Che cosa mi racconti? Significa che è che você tem feito? E Claudia mi risponde, boh, novità niente, nenhuma novidade, novità niente, niente novità, nessuna novità, ela poderia ter falado, novità nessuna, né? Talvez... seja até mais correto do ponto de vista gramatical, mas quando a gente conversa assim, formalmente, a gramática é outra, né? E dice, durante la settimana lavoro tutto il giorno, sabato e domenica vado al mare, durante la settimana trabalho o dia inteiro, o dia todo, sabato e domingo eu vou pra praia. Perché i miei genitori e anche mia sorella abitano in Sardegna, vicinissimo al mare.
Allora, un po' una parolina su questo boh. Boh in italiano significa, in italiano informale significa non lo so. E quindi ho chiesto novità, io la sabia non sei, boh in italiano significa non sei. Então, o boh è parecido com o we, che a gente viu, né? A gente aprendeu duas palavras bem importantes para a língua orale, non solo per le telefonate, ma per la lingua orale. Boh in italiano significa non lo so, ou seja, non sei. Così come we significava ciao. Allora, senti, ouvi. Escuta, senti, e tipo, escuta un poco, vem cá, alcune persone dicono, vem cá, c'è mamma? Ma c'è mamma? Ricordate questo c'è, l'abbiamo visto? Mai sta i, c'è mamma? Sta in casa, sta i. E mia sorella risponde, no, è uscita. È uscita significa saiu. Attenzione di nuovo, noi in italiano abbiamo non, non, che a gente usa giunto con un verbo. Per esempio, non parlo tedesco, non parlo alemão, non parlo. Quando a gente sta rispondendo una pregunta, no. C'è mamma? No, è uscita, saiu. È babbo. Il mio pai. Sta aí, no, nosso pai, né? Sto parlando con Claudia. Alcune persone diranno: ma babbo, perché você falou babbo e non falou papà? Essa aí é bastante regional, né? Não é dialetal, mas é regional. Então, dependendo da região de onde o falante vem, a gente usa babbo ou usa papà. In Sardegna si usa babbo, in Toscana si usa babbo, in altre regioni usiamo papà. Sì, un attimo che te lo passo. Un attimo è un momento, un pochino, spera un poco, che te lo passo. Io passo il telefono, passo mio padre a te al telefono. Te lo passo significa già ele vem para falar con você. Quindi passami, per esempio, se io sono al telefono che parlo con Darius, dico Darius, passami Giuliano. Io quero falar con Giuliano, passami Giuliano. E lì c'è la frase di mio padre che avete sentito, una voce un po' bassa, mi dispiace. Ciao Vinicio, tutto ok? Sì, tutto bene, hanno suonato la e poi dico, però hanno suonato la porta e li sto calmo, alguém bateu na porta, devo e preciso ir para abrir. Io devo andare ad aprire. Ti richiamo tra un minuto. Okay? Chiamo, il verbo chiamare, ligar, chamar, richiamare, questo ri, in tutti i verbi italiani, indica ripetizione. Quindi io ti chiamo e poi ti richiamo. Io scrivo un testo, poi lo riscrivo. Io, ecco, dico una cosa e poi la ridico. Ti richiamo tra un minuto, da chi a tra chi a un minuto. E mio padre mi dice: va bene, ci sentiamo dopo. E ci fa la maestà. Vediamo se c'è qualche domanda. Chiamare, richiamare, squilla il telefono. Allora, un secondo, un attimo, sì, un secondo, un attimo, sono sinonimi, un secondo, un attimo. Brava Flavia. E andiamo avanti e adesso vediamo, avete visto ovviamente che questa telefonata era informale. Ho scelto tre frasi che potrete
potreste trovare anche in una situazione formale. In una situazione formale non posso assolutamente dire uè, non posso dire ciao, devo usare buongiorno o buonasera. Io dico, come ho detto, io mi presento prima di tutto. Buongiorno, buonasera, sono Vinicio. Sono Vinicio, sono il signor Corrias. Signore in italiano è una parola che non tá. Eu vejo que aqui no Brasil, senhor, tem muito essa implicação, essa conotação de uma pessoa um pouco idosa, quase, não? Quando as pessoas, quando você fala senhor para alguém ou senhora, às vezes as pessoas ficam até bravas. E na Itália, não. Então, as pessoas podem falar o senhor, né? Sono il signor Corrias, posso parlare con il signor il signor Rossi? Posso anche dire potrei. Qual è la differenza tra posso e potrei? Potrei è più gentile, quindi tutte le volte che usiamo il condizionale noi siamo più gentili. Possiamo usare potrei, quindi per essere un po' più gentili. Ma posso non è scortese, non è che se uso posso non sto essendo gentile, no, posso tá ottimo, e potrei tá migliore ainda. Buongiorno, mi chiamo, invece di dire posso parlare con Darius, posso dire c'è Darius, egli sta aí, Darius sta, quindi c'è, lo usiamo in questi casi, e posso anche dire mi dispiace, o sinto muito, anche se è lì che dovrebbe parlare mi dispiace, no? Perché è lì che ho, ha sbagliato numero. Ha sbagliato numero significa o signor o la signora, per questo io uso il verbo ha, la terza persona, ha sbagliato numero, significa se ligo errado. Non c'è nessun signor Rossi qua. Aqui não tem nenhum Rossi, nenhum Marcos aqui. Quindi sono tre frasi che noi possiamo usare anche, queste tre, nella forma di cortesia. Allora, vedi, Marzia dice, lavoro in banca, a volte mi chiamano signora e non mi piace. In Italia invece, ecco, eu posso chamar de senhora uma pessoa de 30 anos, de 40, que não tem nem problema nenhum. Allora, salve lo possiamo usare, Carlos? Sì, Carlos, possiamo usare salve. Tra l'altro, se noi vediamo qua nella telefonata, lo usa proprio Paolo Bonolis. Adesso lo sentiamo. A gente può usare fra nel lugar di tra, sì, sono sinonimi, sono la stessa identica cosa, e posso anche usare salve. Salve, io lo uso quando non so se essere formale o informale, in una situazione così, né molto formale né molto informale, posso usare salve. Ok. Anche se salve, in Brasile paresti, c'è un giocatore, non mi ricordo come si chiama, un giocatore del Palmeiras, c'è un'intervista che è divertentissima, quando egli è ricontrattato pelo Palmeiras, dopo di aver vivido in Italia un tempo, non lembro esattamente, ma egli fala esattamente su questo, egli fala, no, quando cheguei là in Firenze, veio uma senhora lá, uma situação super oficial, e falou, salve. E ele na entrevista falou, falei, mas como assim? Salve aqui é gíria de mano, ele disse, né? A salve, em italiano, eu posso usá-lo em uma situação semi-formal, digamos assim, né? Ha sbagliato numero, senza il Rose Meire, lo possiamo dire. Come si dice, perfetto, Ana Paola, come si dice sta occupato
o tempo todo, come nel consolato italiano a San Paolo? In italiano diciamo così, è sempre, lo scrivo qua nella chat, è sempre occupato. Il telefono, il numero, il telefono è sempre occupato. E sta occupato il tempo tutto, il tempo intero. Esatto, è difficile parlare col consolato. Andiamo avanti, siamo arrivati praticamente alla fine. Per concludere, una cosa che sembra banale, ma è regolata da leggi, da regole un po' ridondante, regolata da leggi fisse in Brasile e in Italia. Tant'è vero che parlando no telefone qui in Brasil, io varie volte ho fatto vario un papelão, aquela coisa in italiano si chiama figuraccia, no? Un papelão. Che cos'è lo spelling? Quando eu preciso fazer. Qual que é seu nome? Vinicio. Como Vinicio? Vede. Em português, em Brasília tem V de... O quê? I de... O quê? Eu não sabia essas regras. Ainda hoje não sei. P. Você não fala P de qualquer coisa. Você fala P de pato. Né? Você não fala P de pé. É estranho, né? Por que não fala P de pé? Perché tem umas regras. Esistono queste regole anche in italiano. Soletrar. Soletrar. In italiano diciamo fare lo spelling. Come si fa lo spelling in italiano? Per esempio, invece di dire Vinicio, in italiano, se una persona mi chiede come si scrive il mio nome, io dirò V di Verona o di Venezia, I di Imola, N di Napoli, I di Imola, C di Como, I di Imola o di Otranto. Che cosa avete notato? Che cosa avete notato? N di Napoli, V di Verona, sono tutte città. Okay? Quindi noi facciamo l'alfabeto telefonico in italiano con le città. A di Ancona, B di Bologna, di Bari, C di Cremona, D di Domodossola, E di Empoli, F di Firenze in toscano, di Foggia, G di Genova, H di hotel, eventualmente posso dire, I di Imola, J, anche la J in genere qua è scritto Jesolo, ma possiamo dire J tranquillamente perché non si confonde, K, anche questa posso usare il nome della lettera, lettera K, L di Livorno, M di Milano, N di Napoli, O di Otranto, P di Palermo, Q di Quadro, R di Roma, S di Sassuolo, T di Torino, U di Umbria o più spesso U di Udine, Friuli Venezia Giulia, V di Verona o anche di Vicenza, poi abbiamo la doppia V, chiamata anche V doppia, abbiamo la X, abbiamo la Y, e anche qua noi usiamo il nome della lettera, e poi la Z. Come vedete, alcune città sono famose, Palermo, Roma, Napoli, Torino, Milano, anche Imola, volendo, è conosciuta a causa della, grazie alla Formula 1, Bologna, Bari. Altre città, ninguém sabe onde que estão e por que sono usate nesse alfabeto, perché ninguém as conhece. Né? Mas sono aqui, por exemplo, né? Otranto è in Puglia, Domodossola è lì in Lombardia, una città che ninguém conhece. Né? Então, esse è o alfabeto telefonico italiano, che se una persona mora na Itália, è una cosa che io acho molto.
Não é que seja importante, mas evita alguns constrangimentos. No meu caso, eu, por exemplo, com a letra Q de quadro, eu não sei por que justamente essa letra, mas eu tinha muitos problemas em lembrar a letra Q. E cada vez que eu precisava pronunciar, soletrar usando essa letra, eu falava isso rapidinho para não passar vergonha. Aconteceu várias vezes comigo. Era uma coisa veramente. E quindi, ecco, l'alfabeto telefonico può, in questo caso, è una curiosità, ma può essere una cosa interessante. Taranto, in Puglia, fare lo spelling, esatto. Fare lo spelling, quindi soletrare in italiano, usiamo una parola inglese. Alessandro di Napoli, fare lo spelling. Fare lo spelling con la parola inglese. Quindi usiamo nomi di città, i nomi delle città italiane. H di hotel. Come si dice cellulare, Fatima, l'abbiamo visto prima, possiamo dire cellulare, possiamo dire in genere cellulare. Ecco, la cosa, se usiamo cellulare non sbagliamo mai, ma potete usare anche il telefonino. Credo che oggi cellulare sia un po' più comune. Ecco, queijo, ecco, Rosana, ma io non mi ricordavo mai e quindi dicevo, era una vergogna, non dicevo niente, dicevo... Non mi ricordo neanche cosa dicevo, perché adesso l'ho imparato. Adesso l'ho imparato, però tante volte. Mi ricordo una volta dovevo fare lo spelling del codice della lavatrice per un tecnico, mamma mia. E Luna, perché in inglese? Perché alcune espressioni l'italiano le ha prese, le usa in inglese, e tra l'altro in molti casi noi usiamo l'inglese in modo superfluo, per esempio meeting al posto di riunione, weekend al posto di fine settimana. Nel caso di spelling, ecco, si usa sempre questa parola. C'è per esempio la parola privacy, un'altra cosa che a volte gli studenti dicono, ma che perché? Privacidade, in italiano usiamo la parola inglese, non esiste un'altra parola in italiano, non si usa, ecco, quindi per esempio garante della privacy e così via. Va benissimo, io credo di aver risposto a tutti i commenti. Li potete, se avete altre domande, potete lasciarle nel video di YouTube, nei commenti di YouTube. E noi rispondiamo, io leggo i commenti, rispondo sempre. Vi invito anche a lasciarci un mi piace, no? Perché questo è importante perché il video, insomma, è importante per noi. E niente, vi saluto, vi auguro una buona serata, grazie a tutti, grazie a tutte per l'attenzione, per la pazienza, e un grande abbraccio, a presto, ciao.